Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto, è un punto, se vogliamo, ragnetto. Forma il ragnetto qui, poi se ne forma un altro, poi se ne forma un altro. È molto carino, facile da fare. È un punto che si forma con punto alto, catenelle e punti bassi. E niente, io lo trovo molto bello. È un punto che secondo me verrebbe sfruttato al meglio con delle stole. E non c'è bisogno di aggiungere altro. Vi lascio al video. Per fare questo punto avremo bisogno di un multiplo di 8 più 7. Quindi andrò a montare le solite 40 catenelle più 7. Montate le 40 catenelle, le 40 più 7 catenelle, ne aggiungo una per voltare, entro in quella subito prima con un punto basso. E entro nella costina del punto basso, quella più a sinistra, con un altro punto basso. Faremo un punto basso su un altro punto basso in modo da avere i bordi più regolari. E questo è anche un altro modo per iniziare certi punti che magari partendo con catenelle e archetti restano coi bordi irregolari, poco dritti. In questo modo tenderemo a raddrizzare il tutto. Quindi, una volta fatti questi due punti bassi uno sopra l'altro, che saranno la sostituzione del mio primo punto alto, aggiungo due catenelle di separazione. Salto una sola catenella di base, entro in quella dopo, con un punto basso. Vado in quella successiva con un altro punto basso. Vado in quella dopo ancora con un altro punto basso. Quindi sono tre punti bassi su 3 catenelle, punto su punto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto una, due, entro nella terza e faccio un punto alto. Aggiungo altre 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, entro nella terza, faccio un punto basso. In quella dopo faccio un punto basso, entro in quella dopo ancora con un altro punto basso. Ripeto i tre punti bassi su 3 catenelle. Dopodiché andrò a ripetere le 2 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella con un punto alto. Di nuovo aggiungo 2 catenelle, salto 1, 2, entro nella terza e faccio i tre punti bassi su 3 catenelle. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella con un punto alto. Aggiungo di nuovo 2 catenelle di separazione e conto ancora 1, 2, 3, entro nella terza con un punto basso, in quella dopo con un altro punto basso, in quella dopo ancora con un altro punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nella terza e faccio un punto alto. E di nuovo conto 2 catenelle, 1, 2, 3, entro nella terza e ripeto i tre punti bassi. 1, 2 e 3. 3 punti bassi su 3 catenelle, punto su punto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, entro nella terza e faccio un punto alto. E di nuovo 2 catenelle di separazione, 1, 2, entro nella terza e ripeto i punti bassi. Fatti i tre punti bassi, aggiungo 2 catenelle e a lavorare l'ultimo punto alto. Salterò una sola catenella, andrò a lavorare l'ultima con un punto alto.
abbiamo fatto la riga numero 1. Ora volto il mio lavoro, entro nel punto alto che ho subito sotto con un punto alto, con un punto basso. Entro nell'archetto che ho subito dopo qui con un altro punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale dei 3 punti bassi della riga sottostante, faccio un punto alto. Aggiungo altre 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto e lavoro un punto basso. Vado nel punto alto e lavoro un punto basso. Vado nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Replicheremo i 3 punti bassi praticamente. Quindi aggiungo altre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel secondo punto basso, che è quello centrale della riga sottostante, con un punto alto. Aggiungo altre 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo con un punto basso, entro nel punto alto con un altro punto basso, entro nell'archetto dopo con un altro punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il secondo punto basso, quello centrale, dei 3 punti bassi della riga sottostante con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, entro nell'archetto e faccio un punto basso, entro nel punto alto con un punto basso, entro nell'archetto con un altro punto basso. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto nel punto centrale dei 3 punti bassi della riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e lavoro un punto basso, entro nel punto alto, lavoro un punto basso, entro nell'archetto dopo e lavoro un punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto con un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto basso, che è poi quello centrale, con un punto alto. 2 catenelle, mi sposto nell'archetto, faccio un punto basso, vado nel punto alto con un punto basso, mi sposto nell'archetto dopo con un altro punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto centrale, il punto basso centrale con un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'ultimo archetto con un punto basso e vado a lavorare l'ultimo punto basso. E così ho finito la riga numero 2. Ora girerò il mio lavoro e andrò a ripetere un altro punto basso nel punto che ho subito sotto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare il punto alto con un altro punto alto. Quindi vado a cercare questo punto qua in mezzo e ci faccio sopra un altro punto alto. E aggiungo 2 catenelle di separazione, vado a lavorare 3 punti bassi con 3 punti bassi. E di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, vado a lavorare 3 punti bassi. Praticamente devo replicare i punti che ho nella riga sotto. E di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto con un altro punto alto. 2 catenelle ancora. Qui troverò i 3 punti bassi e andrò a lavorare i 3 punti bassi. Di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro il punto alto.
ancora 2 catenelle di separazione, andrò a lavorare 3 punti bassi con altri 3 punti bassi, punto su punto. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare il mio punto alto sul punto alto della riga sottostante. E ancora aggiungo 2 catenelle e vado a lavorare 3 punti bassi con altri 3 punti bassi. E di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto con un altro punto alto e faccio le 2 catenelle di separazione e vado a finire qui con 2 punti bassi, perché nel giro sottostante abbiamo iniziato con 2 punti bassi. E abbiamo finito la riga numero 3, cominciano a formarsi questi piccoli ragnetti. Ora con la riga numero 3 siamo in questa situazione, dovremmo salire. Quindi giriamo il nostro lavoro e saliamo con un punto alto che però faremo punto basso, prendo la costina più a sinistra e un altro punto basso. E questo sostituirà il nostro primo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso, entro sul punto alto e faccio un punto basso, entro nell'archetto e faccio un altro punto basso. Praticamente andremo a ripetere la riga numero 1, solo che al posto di entrare nelle catenelle entreremo nell'archetto, nel punto alto e nell'archetto. Quindi aggiungo 2 catenelle di separazione e anche per il punto alto è la stessa cosa. Al posto di entrare nella catenella andremo nel punto basso, quello centrale del gruppo di 3 lavorati nella riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a lavorare il punto basso nell'archetto, un punto basso nel punto alto e un altro punto basso nell'archetto. E di nuovo aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale e lavoro un punto alto. E di nuovo 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto con un punto basso, vado nel punto alto con un altro punto basso e vado nell'archetto dopo con un altro punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso centrale della riga sottostante, lavoro un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro un punto basso, entro nel punto alto, lavoro un punto basso, entro nell'archetto successivo, lavoro un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale del gruppo di 3 punti bassi della riga sottostante con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle e vado a lavorare un punto basso nell'archetto che ho subito dopo, un punto basso nel punto alto e un punto basso nell'archetto successivo. E di nuovo aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale con un punto alto, 2 catenelle di nuovo, entro nell'archetto, punto basso, nel punto alto un altro punto basso, nell'archetto dopo un altro punto basso. Aggiungo di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto alto. Ed ecco che si sono formati i nostri primi ragnetti. Ora sono qui e dovremmo andare a ripetere la stessa riga che abbiamo fatto. Quindi giriamo il nostro lavoro, si partirà con un punto alto, quindi noi faremo un punto basso più un altro punto basso. Così abbiamo ottenuto il nostro primo punto alto. Lavoro 2 catenelle di separazione, entro nel punto basso che ho subito dopo
lavoro un punto basso, in quello dopo ancora un altro punto basso, in quello dopo ancora un altro punto basso. E andremo a ripetere con il lavoro che abbiamo sotto, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto, 2 catenelle ancora, entro nel primo punto basso con un punto basso, in quello dopo, e quello dopo ancora, sempre con i punti bassi. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle ancora, vado a lavorarmi i miei 3 punti bassi con altri 3 punti bassi. E aggiungo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto. Faccio 2 catenelle ancora e vado a lavorare i punti bassi sui punti bassi. E sono 3 in tutto. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, lavoro il punto alto. E di nuovo 2 catenelle, vado a lavorare punto basso, un altro e un altro ancora. E di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare il punto alto sul punto alto, faccio ancora 2 catenelle, trovo i miei 3 punti bassi e li lavoro. Aggiungo 2 catenelle e vado a fare il punto alto sull'ultimo punto e chiudiamo così questa riga. Adesso non dovremo fare altro che andare a ripetere la riga numero 3. Quindi ripeteremo due volte la riga numero 3 e poi dopo passeremo, una volta fatte queste due volte la riga numero 3, andremo a ripetere due volte la riga numero 1. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua, si alternano due volte la riga numero 3, due volte la riga numero 1. Io lavoro ancora un po', ho lavorato ancora un pochino ed ecco la bellezza di questo punto. È un punto adattissimo per fare una bella stola, ovviamente con il filato giusto, con magari un filo di lurex dentro. E tra l'altro è molto molto facile da fare. E con questo il video è finito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.